so. Bene, ho fatto un film. Devo fare un film sulla passione e l'abbiamo fatto. Ho appena finito l'intervista con Favino e gli ho chiesto una tua imitazione. L'ha fatta, figurati. Credo di ammirare parecchio Alessio, perché non credo che avrei la profondità sua. Mi sembra un personaggio profondo più che ingenuo, anzi. È molto vero, quasi tutto l'impianto del film è decisamente naturalistico, ma nel caso del personaggio di Alessio è veramente reale, concreto. Vabbè dai, non è grave. 74,50. Vuoi che veda se ho moneta? Aspetta, quanto ti serve? 50. È un regista che fa un grande lavoro con gli attori, quindi per gli attori è bello incontrarlo e lavorarci. E ieri in conferenza stampa una giornalista ha detto: io vorrei fare una domanda appunto a Silvio e poi agli attori, perché c'erano tanti attori che fanno piccoli ruoli tra virgolette, ma che sono così fondamentali, e questo è secondo me poi fa proprio vedere il tipo di lavoro che fa Silvio, che dedica una cura e un'attenzione a tutti i personaggi, e la storia non è la storia di due protagonisti, ma è la storia di due persone e di tutte le persone che questi due incontrano, che sono dei personaggi molto ben definiti. E infatti poi Tatiana Lepore, che è l'attrice che interpreta la mia amica, diceva di quanto fosse stimolante per un attore anche in poco spazio avere la possibilità di sperimentare qualcosa di diverso. Non mi piace il maestro. Neanche a me. Invece che cos'è che ti piace proprio tanto? Ogni scatola. Una Milano fatta di parecchi non luoghi, di periferia, una Milano che segue Anna, che parte da un comune nell'Interland milanese, prende un trenino e viene a lavorare in centro attraversando tutta la periferia ogni mattina. È anche una Milano di più centrale, nella zona Cadorna, Monti, una Milano di uffici, una Milano che la sera si svuota perché tutti vanno a dormire altrove. Perché li scelgo non a mia immagine e somiglianza, ma li scelgo tra anche come persone, non solo come attori, insomma, quindi cerco di capire se sono delle persone con cui posso condividere qualcosa e soprattutto condividere un modo di lavorare, un'attenzione a fare le cose nel dettaglio. Ah sì? Che ha detto? Non lo so, no, raccontamelo tu, che ha detto? Meno che non ho fin dall'inizio proprio una voglia di lavorare con qualcuno e la storia del film nasce anche da quello, di solito cerco di posticipare il più possibile il momento della scelta per essere un pochino più libero di immaginarmi un personaggio, cioè il fatto comunque di relegare già il personaggio con quella faccia, quel modo di muoversi, eccetera, si porta dietro anche un'immagine che tu hai di quell'attore lì, e quindi inevitabilmente un pochino ti limita.
è stato molto bello innanzitutto avere l'opportunità di fare delle prove vere, reali, per cui abbiamo lavorato un mese prima di iniziare a girare, ci siamo visti spesso, abbiamo parlato, discusso, affrontato quelle che potevano essere le difficoltà che trovavamo, piuttosto che non proprio provarle le cose, ma non soltanto leggendole, mandandole a memoria, in piedi. Spesso prima di iniziare siamo addirittura andati a vedere dove avremmo girato, insomma sono cose che hanno aiutato tutti quanti noi ad entrare nel clima del film. Voglio sapere chi è, dimmi chi è! Non è nessuna, cazzo, non è nessuna! Che fa? Smettila, che cosa fa? Che stai facendo? Che schifo, c'hai ancora il sudore addosso. Smetti. Perché non mi... dimmi la verità! Te l'ho detta la verità, non mi stare... Ti ho dato tutto, sei un ingrato, sei... Vaffanculo, esci fuori di qua. E poi ovviamente c'erano queste benedette scene di cui tanto si parla e che ovviamente erano quelle che forse anche involontariamente si preoccupavano di più, e questo modo di lavorare ci ha permesso di arrivare piano piano ad affrontarle senza imbarazzi. Ma io quello che ho cercato di fare è di fare... immedesimare lo spettatore con tutti, e quindi la macchina da presa cerca di essere vicina alle ragioni di tutti, quindi in un certo senso vicina a tutti. Ci sono molte scene in cui segui i personaggi dal di dietro e sono loro che ci portano a entrare a casa loro, per cui si vivono le cose insieme a loro, e questo fa sì che credo che fa sì ci sia questa sensazione di essere insieme veramente con loro.